filmato di De Pero è stato stampato da una macchina che si chiama Urania Milano del 1909 nel 1927 da Ferruccio Zamboni, che era mio nonno. Portava i suoi bozzetti al nonno, lì il nonno li realizzava, perché come chiaramente è richiamato fra i vari tipografi che lavoravano per De Pero e con De Pero, è nominato anche il Zamboni, appunto, per la tipografia. E mio padre mi ha raccontato a suo tempo ancora che i buchi li aveva fatti lui da ragazzino, i buchi per i bulloni. Con il trapano. Con un trapano a colonna normalissimo per il ferro, che allora non esistevano trapani per la carta come esistono oggi. Lui l'ha usato per il solito discorso futurista del metallo e del libro metallico e dell'arte metallica.